veramente drammatico, direi, considerato che secondo la statistica Istat del marzo di quest'anno emerge un dato veramente sorprendente, ovvero il sorpasso storico dei disoccupati over 50, quindi che hanno superato appunto i 50 anni, sui giovani disoccupati, ovvero 567.000 persone che hanno superato i 50 anni che attualmente si trovano disoccupate a fronte dei 524.000 di coloro che hanno meno di 25 anni. Quindi abbiamo ovviamente il solito più di un milione di disoccupati, ma il dato che tra l'altro mi vede anche protagonista in parte, perché io arrivo da un'esperienza un po' particolare, nel momento in cui per tutta una serie anche mie di scelte personali non sono più stata alle dipendenze di qualcuno, si è verificata la situazione in cui, anche mandando curriculum e anche di una certa levatura, io ho una, oltre ad essere ragioniera banalmente, ho anche una formazione infermieristica, e nel momento in cui mi sono trovata a dover cercare una soluzione lavorativa, mandando curriculum a destra manca, manco mi rispondevano, no? E quindi voglio dire, si entra anche nella condizione di sentirsi veramente intanto troppo giovani per avere diritto alla pensione, e questo va da sé, e poi umiliati perché si è troppo giovani per essere pensionati, troppo anziani per essere lavoratori e troppo giovani per essere pensionati. Il che significa, poi tradotto in termini reali, che c'è il rischio che questa categoria di persone finisca nelle spire di serpente dell'assistenza alle fragilità, diciamo, quindi all'assistenza familiare, gestita da persone senza scrupoli che le fanno lavorare in nero, con un guadagno di massimo 5-6 euro all'ora. Questo l'ho verificato proprio personalmente, con un'evasione fiscale pazzesca, perché sono situazioni nelle quali comunque sono lavoratori pagati in nero, senza nessun tipo di assicurazione, e con una situazione di fragilità, di precarietà e anche di umiliazione, che dà la possibilità invece a chi offre loro la possibilità di operare in questo settore di evadere il fisco abbondantemente. E in città, in questa città di Como, di private assistenze, perché di questo si tratta, ce ne sono tante. Le cooperative pattanti che lavorano sia per il comune, sia per le ASL, per quello che riguarda i vari sistemi di assistenza, perché di questo mi sono occupata in questo periodo, in questi ultimi anni, fanno più o meno la stessa cosa, magari ti mettono in regola, ma non ti pagano comunque più di un 6, 7, 8 euro all'ora, il che è veramente degradante per persone che hanno anche una certa professionalità. Non solo, ma tornando sempre nell'ambito dei 50-60 anni che si ritrovano a dover svolgere questo tipo di lavoro per necessità più che per capacità, purtroppo si tratta anche di una questione che mette queste persone, questi lavoratori, a svolgere una mansione per la quale non sempre sono adeguati, e siccome poi trattano pazienti anziani, disabili, piuttosto che senza un'adeguata preparazione, finisce che si fanno anche dei seri danni. Nessuno paga, oppure, come diceva qualcuno,
tipo Guccini, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Allora, che cosa può fare il comune di Como nell'ambito per cercare di agevolare? Io sono assolutamente cercare di far uscire queste persone da questo limbo che è veramente devastante. Sono d'accordo con quanto diceva Massimo Borri nel agevolare la costituzione di start-up artigianali, sicuramente mettendo a disposizione gli spazi che comunque il comune di Como ha. Che cosa si può fare anche per agevolare queste persone se veramente vogliono operare nel campo ad esempio dell'assistenza, se non hanno capacità artigianali di altro tipo? Si potrebbe benissimo intanto cominciare a fare delle formazioni per queste persone e quindi tutta una serie di condizioni che si potrebbero creare per fare in modo che ci siano delle alternative che non siano necessariamente quelle di scivolare lentamente, inesorabilmente verso l'agognata pensione che tanto non si sa neanche se mai arriverà. E quindi io dico che a questo punto la sinistra deve veramente riprendere in mano il discorso anche legato al lavoro come soluzione. Io non lo so se proprio dà tanta dignità il lavoro, soprattutto quello dipendente, scusatemi, però sicuramente un lavoro magari d'equipe, autonomo, un lavoro che dia la possibilità non solo di sbarcare il lunario, ma che dia la possibilità di sentirsi ancora utili e magari talvolta addirittura, non dico indispensabili, ma sicuramente produttivi, è possibile, è fattibile e la sinistra di questo si deve occupare e quindi la prossima Como penso che sarà in grado di farlo. Grazie.